Mettere in pratica il Vangelo è il compito dei cristiani, perché a volte si parla in nome di Cristo, ma senza Cristo. Lo ha notato il Papa nell'omelia del mattino. Una parola cristiana senza Cristo ti porta alla vanità, alla sicurezza di te stesso, all'orgoglio, al potere per il potere. E il Signore abbatte queste persone. Questa è una costante nella storia della salvezza. Lo dice Anna, la mamma di Samuele, lo dice Maria nel Magnificat. Il Signore abbatte la vanità, l'orgoglio di quelle persone che si credono di essere roccia. Queste persone che soltanto vanno dietro una parola, senza Gesù Cristo. Una parola cristiana pure, ma senza Gesù Cristo, senza il rapporto con Gesù Cristo, senza la preghiera con Gesù Cristo, senza il servizio a Gesù Cristo, senza l'amore a Gesù Cristo. Questo è quello che il Signore oggi ci dice, di costruire la nostra vita su questa roccia. E la roccia è Lui.